Io nel libro Pensare altrimenti do testimonianza di Catilina come eroico dissenziente e quindi presento questo autore in maniera volutamente contraria, come solitamente lo si intende, perché sulla scia di Cicerone siamo tutti soliti considerare Catilina come un sedizioso e pericoloso terrorista, si direbbe oggi forse, o comunque pericoloso per lo Stato, siamo tutti figli di Cicerone, della sua narrazione degli eventi. Però della vicenda di Catilina mi ha sempre interessato ascoltare l'altera pars, come si dice, la versione che ci ha restituito Sallustio con la congiura di Catilina, dove emerge un ritratto a tratti molto differente rispetto a quello ciceroniano. Vero è che anche Sallustio non può sottrarsi completamente da quello che all'epoca non si chiamava ancora pensiero unico, ma che comunque era la communis opinio, potremmo dire, dominante su quel tema. Catilina non poteva che essere condannato come pericoloso e sedizioso nemico dello Stato. E tuttavia, dal ritratto che ci viene offerto da Sallustio nella congiura di Catilina, emerge a tratti un Catilina diverso, un Catilina che è portatore anche di alcune virtù. E sicuramente tra queste virtù che Sallustio non esita a riconoscere a Catilina figura il coraggio di opporsi, il coraggio di andare ostinatamente contro. Soprattutto l'ultimo capitolo dell'opera di Sallustio è una sorta di larvato elogio di Catilina. Racconta Sallustio che in questa battaglia efferata, dove Catilina e i suoi andarono incontro alla sconfitta più totale, non di meno, dice Sallustio, Catilina fu raccolto che ancora respirava un poco, riportava solo ferite sul petto e quindi aveva affrontato eroicamente i suoi avversari e, dice Sallustio, aveva una efferata audacia, ecco, un coraggio strepitoso, portentoso. Ecco, quindi Catilina da un certo punto di vista lo riabilito nella mia prospettiva come potremmo dire eroico oppositore che è andato incontro alla morte, che è poi il banco di prova per stabilire se uno sia coraggioso oppure no, è il sommo banco di prova per stabilire se uno è coraggioso e crede in ciò che dice e in ciò che fa oppure no. E poi mi interessava per il fatto, come si diceva anche poc'anzi, che è una narrazione contrapposta a quella dominante di tipo ciceroniano. Ecco, quindi abbiamo una prima contestazione di un pensiero unico, potremmo dire, o di una visione dominante mediante la riscrittura alternativa della storia. Set confetto.